Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino fa scoppiare gli otri, ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. Evangelo di Marco, capitolo 2, verso 22. Dio rinnova la nostra vita. Nei tempi antichi, gli otri erano dei preziosi contenitori ricavati da pelli di animali. Proprio per il materiale di cui erano composti, avevano bisogno di cure particolari. Il trascorrere del tempo li rendeva però rigidi e secchi, per cui prima di riutilizzarli occorreva sottoporli a un trattamento che li rinnovasse, per poi renderli adatti all'uso. Una cura particolare doveva essere dedicata a quegli otri destinati a contenere il vino nuovo. Dovevano essere svuotati, rivoltati, lavati, raschiati, asciugati e infine unti con olio. Soltanto dopo averli sottoposti a tale trattamento erano ritenuti idonei a contenere il vino nuovo, che fermentando avrebbe trovato sufficiente elasticità. Bene, allo stesso modo la grazia del Signore ha la freschezza e la potenza di un vino nuovo. Quando essa ci raggiunge, trova in noi degli otri vecchi che devono essere resi nuovi, per essere riempiti di una nuova vita e usati secondo la volontà del Padre Celeste. Dio trasforma la nostra vita e ci rende idonei a servirlo, a contenere una vita spirituale nuova ed esuberante, per essere così strumenti efficaci per la sua gloria.